Ciao a tutti cari amici dello Sport di Milano 3, ci siamo lasciati nel 2021, ci ritroviamo nel 2022, quindi ne approfittiamo per fare a tutti i tifosi biancorossi un caloroso augurio di un felice 2022. Speriamo che sia un anno diverso, speriamo che sia anche un anno dal punto di vista sportivo che regali gioie ed emozioni come sempre. Siamo con Mike Iacono, come potete ben vedere. Ciao Mike, intanto ti chiedo com'è stata la ripresa degli allenamenti. Dai, adesso abbiamo iniziato a fare degli allenamenti di squadra finalmente e speriamo appunto di riuscire a riprendere un po' di ritmo. Già settimana prossima si torna in campo, quindi dobbiamo mettere benzina e riuscire a in qualche modo a riprendere il ritmo che avevamo prima della sosta di Natale. Facciamo un passo indietro, come valuti questa prima parte di stagione? No, la prima parte che con un po' di alti e bassi, ci sono state buone partite, alcune le potevamo sicuramente giocare meglio, però direi che come classifica siamo lì, siamo tra le prime 5, quindi diciamo che il nostro primo obiettivo è quello e quindi siamo contenti di essere lì a lottare, sapendo comunque che potevamo fare qualcosina in più e speriamo di fare quel qualcosina in più in questo nuovo anno. Secondo te che cosa ha funzionato invece e che cosa è da sistemare ancora? Beh, allora sicuramente noi siamo una squadra comunque mediamente giovane, quindi qualche errore di inesperienza c'è stato, però direi che l'energia che mettiamo e soprattutto nella parte difensiva, se poi riusciamo anche a tramutarla nella parte offensiva, direi che siamo a un buonissimo punto. Ecco, settimana prossima finalmente ricomincia il campionato. Che seconda parte di stagione ti aspetti? Allora, innanzitutto settimana prossima già subito una partita molto difficile, secondo me contro una squadra probabilmente più forte del nostro girone, però appunto siamo convinti delle nostre potenzialità, andremo convinti in campo cercando di strappare questi due punti. Sarà una seconda parte di stagione dura, lo sappiamo, poi probabilmente anche con qualche recupero infrasettimanale sarà ancora più duro, però dobbiamo farci trovare pronti sicuramente. Ringraziamo Mike Iacono per essere stato qui con noi a questa ripresa degli allenamenti.